Ben ritrovati con le notizie in 60 secondi. Disagi per i passeggeri dell'ultima corsa di ieri sera, quella delle 20:05 della Lescafo Caremar. Il mezzo veloce è partito dal molo Beverello, appena giunto nel porto di Ischia, ha toccato il fondale del porto con un'ala che è rimasta insabbiata. Chiesto l'aiuto della guardia costiera e degli ormeggiatori, si è provveduto quindi a liberare lo scafo. I passeggeri verso le 22 sono riusciti a toccare terra. Ieri sera intorno alle 19:30 in zona Pilastri c'è stato un incidente tra una Fiat Panda e una moto. Secondo una prima ricostruzione l'impatto sarebbe avvenuto a causa di un sorpasso a destra della moto. Sul posto sono i soccorritori del 118 che hanno portato il conducente della moto in ospedale. Si terrà oggi pomeriggio, martedì 19 dicembre alle ore 16, presso la sala comunale, la prima assemblea del forum dei giovani del comune di Ischia. A Casa Micciola, con la conclusione dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza degli spogliatoi, riapre i battenti il campo sportivo comunale. Grazie ad un articolato e minuzioso intervento di risanamento, il Monti di Meglio è di nuovo sicuro ed in grado di offrire i servizi adeguati ai tanti giovani che lo frequentano, con impianti a norma. Oggi alle ore 15 ci sarà l'inaugurazione. La città metropolitana di Napoli ha affidato lavori a pari 200 milioni di euro per realizzare nuovi istituti e o per ristrutturare e riqualificare quelli già esistenti. Il ruolo di Carlino non è cambiato, nei prossimi giorni ci saranno delle novità, a dirlo l'opinionista Michele Califano, ieri sera durante la trasmissione sportiva a bordo campo, il commento. Grazie per averci seguito.